Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Oggi torniamo a parlare di rune. Per essere precisi, ti indirizzerò su alcuni modi alternativi con cui potresti utilizzarle. E per modi alternativi mi riferisco a modi magici, perché sappiamo che comunque le rune sono una fonte di energia potentissima. Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Quindi adesso inoltriamoci nel mondo delle rune. Come ti ho anticipato prima, le rune sappiamo che hanno una fonte inestimabile e potentissima di energia, e magari oltre alla divinazione potresti anche utilizzarla in diversi modi. Quindi vediamo un po' tre modi alternativi per utilizzare le rune. Il primo metodo consiste nel realizzare un talismano runico, che è sicuramente il metodo più utilizzato nell'antichità. Esso può essere realizzato per diversi scopi, quindi lo scopi lavorativi, amorosi, salute e quant'altro. E comunque, se sei interessato a realizzare un talismano runico o vedere come si fa, ti indirizzo a un mio video tutorial che ho fatto al riguardo. Per quanto riguarda il talismano runico, si sconsiglia di realizzarlo per qualcun altro, soprattutto se non hai il consenso della persona a cui è destinato il talismano. Sono diversi i motivi, i principali sono due. Il primo è perché non abbiamo alcun diritto di modificare la vita di un'altra persona, anche se è uno scopo benevolo, anche se cerchiamo di aiutarli al lavoro o cerchiamo di donargli una maggior salute o quant'altro, noi non abbiamo alcun diritto di intrometterci nel libero arbitrio dell'altra persona, anche perché ciò potrebbe ritorcersi contro di noi. Quindi piuttosto, se è a fin di bene, gli potresti anche semplicemente chiedere: vorrei aiutarti in qualche modo e se mi dai il tuo consenso vorrei aiutarti costruendo un portafortuna per te. Utilizza la parola portafortuna nel caso in cui la persona in questione non vedesse di buon occhio la magia o comunque non ci credesse abbastanza o potrebbe prenderla per sciocchezza. Il secondo motivo è perché il talismano è una cosa principalmente personale, e realizzando il talismano, creando il talismano, tu impregni tutta la tua energia in esso. Quindi diciamo che mentre realizzi il talismano, tu carichi con la tua energia l'oggetto. E per questo motivo è molto più legato a te piuttosto che alla persona a cui andresti a donare il talismano. Il secondo metodo con cui potresti utilizzare le rune è quello di realizzare un amuleto. Di solito la parola amuleto e talismano vengono confusi o usati come sinonimo, ma l'amuleto è un oggetto generico magico, quindi solitamente si crea un amuleto protettivo o un amuleto portafortuna. Di solito i norreni utilizzavano le rune incidendole su scudi, su armi o sulla porta di casa in segno di protezione, di fortuna e per donare, per esempio durante la guerra, più forza e più appunto fortuna. Quindi l'amuleto, a differenza del talismano, è un oggetto magico più generico. Quindi se volessi realizzare un oggetto magico per un'altra persona, ti consiglio di realizzare un amuleto, perché appunto essendo più generico non andresti troppo a influenzare il suo libero arbitrio. Quindi è come se fosse semplicemente un portafortuna, come se tu lui andassi a regalare un ferro di cavallo o un cornino o una zampa di coniglio, povero coniglio. Quindi utilizza principalmente rune che riguardano la protezione e la fortuna. Per realizzare l'amuleto puoi inciderlo su qualsiasi
oggetto su qualsiasi pietra, qualsiasi accessorio, come facevano appunto gli antichi scandinavi. Il terzo metodo sono gli incantesimi. L'energia della runa non fa altro che dare uno slancio in più e maggior potenza all'incantesimo. Quindi semplicemente puoi scrivere la runa in questione che hai scelto dopo un'affermazione o inciderla da qualche parte in un oggetto che ti serve in ambito magico o comunemente viene incisa su una candela. Ma prima di lasciarti a riflettere su questi tre modi di utilizzare le rune e decidere te quale vorresti provare, ti voglio lasciare alcune avvertenze. La prima è: rifletti bene sulla runa che vuoi utilizzare, rifletti bene sul suo significato, rifletti bene sulla storia della runa, sulla divinità a cui è associata, soprattutto se decidi di utilizzare più di una runa. Riflettici molto, molto, molto bene, perché se utilizzi diverse rune possono entrare in conflitto se non sono ben bilanciate e armoniche tra di loro. O comunque rifletti anche se utilizzi solo una runa, perché per esempio ci possono essere delle rune che hanno dei significati un po' ambigui e che quindi potrebbero creare un po' di conflitto con ciò che tu desideri migliorare nella tua vita. Quindi occhio al significato. Il secondo consiglio che ti voglio lasciare è quello di utilizzare all'inizio una sola runa per creare un talismano, un amuleto o in fase di incantesimo, perché appunto, come ti ho detto prima, è possibile che le energie delle rune possano cozzare tra di loro e quindi magari può esserci uno sbilanciamento delle energie o magari creare esiti inaspettati che non desideravi. Solo successivamente, quando ti senti proprio molto legato alle rune e ti senti affine alle rune e le conosci proprio appieno, puoi decidere di utilizzarne più di una, ma non troppe, il massimo sono comunque 5. Per il talismano, l'amuleto solitamente è una o massimo due, anche perché mi sa che poi diventa troppo grande come amuleto, e anche per l'incantesimo al massimo sono due rune. Il terzo e diciamo il più importante avvertimento che ti lascio è il non nuocere nessuno, quindi non fare talismani, amuleti o incantesimi che possono nuocere in qualche modo qualcuno. Perché poi l'energia dell'incantesimo o del talismano o dell'amuleto e comunque della runa stessa ti si ritorce contro molto molto potentemente e potrebbe farti molto male. Quindi attento per le intenzioni che hai e cerca di non nuocere nessuno. L'ultima avvertenza che ti lascio, e che non è per questo la meno importante, ringrazia sempre le rune. Quando hai a che fare con le rune, anche durante una divinazione o come in questo caso per scopi magici, ti consiglio comunque di ringraziare l'energia delle rune per l'aiuto che ti sta dando. Io solitamente quando faccio la divinazione ringrazio sempre gli dèi e ringrazio sempre le rune per avermi aiutato ad avere più chiara la situazione e avermi aiutato con i loro consigli. Anche in ambito magico ti consiglio di ringraziarle per l'aiuto che comunque ti stanno dando. E niente, con le avvertenze è tutto, con i metodi alternativi, quindi magici, è tutto. Spero che il video ti sia chiaro, spero che ti sia utile. In caso non ti fosse chiaro qualcosa, non farti problemi a scrivermi un commento sotto, o se sei timido o se hai qualcosa di un po' più personale e non vuoi spargere ai 420, trovi anche il link al mio Instagram in cui puoi scrivermi in privato. Per qualsiasi altra curiosità o altri dubbi, quindi non farti problemi a scrivermi, perché io sono sempre molto molto ben disposta ad aiutarti, perché mi fa felice aiutarti.
E con questo è tutto, se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica ed epica giornata. Ciao Mellon e grazie di essere stato con me anche oggi.